Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi e oggi andremo alla ricerca del nostro quattordicesimo colosso. La statua si distrugge, va bene, come sempre. E ora dovrebbe partire, spero presto, dalla descrizione del prossimo. Il prossimo nemico è un guardiano liberato. Una città proibita oltre il canale. Egli brama distruzione. Va bene. Vediamo un po'. Comunque abbiamo quasi finito la nostra storia. Quindi ottimo. Vediamo subito dov'è. Appena arrivo giù per le scale, perfetto. Alziamo la spada. Lo cerchiamo, l'abbiamo trovato anche, credo. Vediamo subito meglio dove potrebbe essere. Vediamo, si trova giù in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. Va bene. Allora saliamo sul cavallo e andiamo a cercarlo. Non sembra esserci molto. Dovremmo andare giù, immagino, anche perché non vedo molte altre strade. Non è vero. A sinistra. Però penso ci porterà in basso comunque. Il cavallo scompare. Scompare per i cazzi suoi. Questa è una cosa obbrobriosa. Ma facciamo finta di niente. Non vediamo niente purtroppo. Intanto il cavallo è tornato. Noi ci addentriamo, sperando sia questa la via giusta. Vediamo molto sfocato. Ok, siamo ora in acqua, in una grotta con un'isoletta in mezzo. L'acqua è cristallina. Bello. Ok, andiamo avanti. Arrivati arriva, andiamo ancora avanti, sempre avanti. Vediamo intanto anche delle stalattiti. Erba. Rocce, colonne rotte. E sì, questa è sicuramente la zona del colosso e è quella del colosso giusto, quindi benissimo. Abbiamo trovata in fretta. Ok,
Meglio così. Noi allora scendiamo. C'è soltanto questo varco, quindi penso sì, che dobbiamo passare da qua. Quella che sembra una colonna caduta. Più avanti c'è dell'acqua, vediamo se c'è qualcos'altro. Noi ci possiamo arrampicare là. Non ci arrivo, immagino, infatti no. Allora niente, passiamo dalla colonna e andiamo su. Quella sembra una sta... Probabilmente sarà il colosso, infatti è il colosso. Sembra più una statua da lontano. Era immobile, fermo. Questo è anche piccolo. Se è testardo e duro come l'altro, simile a lui, prevedo insulti e bestemmie. Mi sono riparato qua su perché immagino che lui caricherà. Sembra non ci vede. No, no, ci vede. No, non ci vede. Proviamo a attirare la sua attenzione, magari. Ok, infatti caricava. Però. Vediamo un po' che cosa fa ora. Non penso salterà sopra, spero. Ok, no, lui colpisce solo le colonne. Nel senso che non salta sopra. E come facciamo? Ok, devo stare molto attento, molto attento. Ci è mancato veramente poco. Qua ci sono altre colonne. Io direi allora intanto di andare in cima alla colonna se c'è possibile. Per vedere meglio. C'è possibile, stavamo per cadere, benissimo. Allora io resto così e vedo cosa vediamo. Niente, con questa visuale del cazzo non vediamo niente. Colonne e prato. Non sembra esserci granché, insomma. Lui sembra essersi anche dimenticato, magari ricordiamogli che siamo qua su. Forse deve fare qualcosa, anche perché vedo quelle colonne in terra e infatti, eccoci qua. E per fortuna che ho interagito, oddio, non so se magari saltava uguale, ma io ho preferito comunque interagire con il nostro personaggio per non rischiare di dover magari rifare tutto o perdere l'occasione. Quindi lui ha buttato giù quella colonna. Là non penso serva niente. Saltiamo qua. Quindi deve buttare giù le colonne, penso. Non so adesso a cosa servirà, ma essendo partita la cutscene, noi facciamogli fare le stesse cose. Vediamo cosa succede ora. Prendi, ok. A parte che voglio vedere dove si trova. Eh sì, sempre sotto il suo manto di pietra. No, ho sbagliato tasto. Eccolo qua. Attiriamo la sua attenzione. Ecco qua anche questa che cade. Aspettiamo il momento giusto magari. Ora. Perfetto. Quindi dovremo continuare così finché non succede qualcos'altro. Thank you.
Benissimo, ci siamo. Non puoi inseguirti in cima alla torre, prosegui. L'ho capito, grazie mille. Vediamo se qua su c'è qualcosa, magari. Forse bisogna fargli cadere qualcosa. Cazzo, salta però. Qualcosa in testa. Per, non so, per rompergli... Quanto sei stupido. Quella cosa che ha sulla schiena, che ci impedisce di trovare il suo punto debole. No, direi proprio di no. Dobbiamo andare là. Oh signore, però ci siamo. Benissimo. Siamo arrivati in cima. Ha buttato giù questo punto, no? Quindi non penso debba cadere, anche perché è molto grande. Non credo ce la faccia, insomma. Sì, ti sparo, arrabbia, ti colpisci. Codardo. Dai, di nuovo. No, se non ci prendo però. Di nuovo, dai. Ok, ci siamo. Ora non so assolutamente cosa dovremmo fare. Io comunque salto. Per non andare sotto queste macerie. No, non ci ha preso. Allora noi andiamo su. Prima che arrivi magari così non moriamo. Vediamo cosa fa. Se gli viene voglia o no di abbattere tutto quanto. A questo punto speriamo di sì. Facciamolo arrabbiare. Ok, dai, sì. Benissimo, lì siamo anche. Siamo sotto la pietra e sopra il colosso. Va bene, però si sarà rotto quello che si trovava. Ecco, noi eccoci qua. Sì, si è rotto, benissimo. Ora dovremmo soltanto... Aggrappati, testa di cazzo! Ma no, ascolta, non è, non, no, non ci provare neanche perché io ero sopra di te. Ero arrivato sopra. Ecco, ci siamo. Ora sarà una grandissima sega, come è stato con l'altro, d'altronde. L'altro suo simile. Testa di cazzo, ti fermi? Allora... Niente, non è fattibile come cosa. Se tu non ti stai fermo, pezzo di merda. Dai, due colpi comunque che li abbiamo messi a segno. Il terzo, eccolo. Dai, continuiamo così, magari ci mettiamo un po', però vedo che... è l'unico modo, anche perché non sembra che ci stoppi il caricamento. Così, perfetto. Allora noi continuiamo in questo modo. Usiamo quello che penso sia un bug comunque. Qualche altro colpo e abbiamo fatto. Fortunatamente è stato meno segoso rispetto all'altro suo simile. Ma dopo aver affrontato lui, uno si aspetta più cose da un essere del genere. Ci siamo. Ci è caduto sopra. E ecco che arriva il game over perché ci ha schiacciati. No, benissimo. Pochi colossi rimasti. Ti prego, fammi capire che la ragazza può essere salvata in qualche modo. Fagli muovere un dito. Solamente un dito. No, noi non ci fa vedere niente. Va bene. E comunque non ci è stato spiegato quella voce chi è. Sembra essere un dio. Tipo.
Però non ci è stato spiegato assolutamente che cosa potrebbe essere. E neanche lui sa cos'è. Almeno penso. Prossimo nemico è un gigante, è caduto nella valle. Egli funge da sentinella per una città distrutta. Domanda se la città è distrutta perché fa la sentinella, magari c'è qualche tesoro o un qualcosa. Il video finisce qua. Se vi è piaciuto mettete mi piace. Commentate ed iscrivetevi e alla prossima!